Nuova giornata, nuovo inizio, oggi è venerdì e quindi ultimo giorno di lavoro prima del weekend che spero che sia leggermente rilassante, ma so già come andrà a finire, conosco i miei polli, I know my chickens. Il problema, anzi la cosa divertente è che stamattina io sono andato a fare colazione, no? Cioè, ho fatto colazione, sono andato a fare colazione, dove? Ah, sì, in giardino, vabbè, comunque, sono andato a fare colazione e cosa succede? Mi sono mangiato le mie due albicocche, ho preso uno yogurt, che poi mi sono reso conto che era all'albicocca, e mi sono bevuto il succo, che era l'albicocca. E quindi è stato molto interessante sentire tipo l'albicocca versione chimica e versione normale. E niente ragazzi, oggi arriveremo probabilmente in ritardo perché sono le 8 e 17 e ci metto una ventina, 20 minuti ad arrivare là, circa, traffico permettendo. E il problema è che oggi alle 6 devo andare a vedere una casa, quindi mi tocca posticipare di tipo 10 minuti l'appuntamento. Io in questi giorni, ragazzi, sono sempre un pochino raffreddato. Si muore perché appena esco, cioè caldissimo, e appena entro dentro si muore di caldo perché tutto il giorno ti fa effetto serra e quindi immaginate temperature. Adesso ce ne sono 27, quindi cioè, tutto sommato non si sta neanche male, però sono le 8 della mattina, quindi voglio vedere oggi cosa succede. Sono proprio curioso. Magari si abbasserà perché appunto oggi ci sono delle nuvolette che quindi magari qualcosa di loro tra di loro fanno, ma non lo so ragazzi, ho poca fiducia, ho paura che queste nuvolette facciano tipo effetto K e quindi non ci sia vento e soprattutto c'è caldissimo. E tra una e l'altra è tipo un effetto serra al quadrato. A parte il caldo porco, sta iniziando a piovigginare, ovviamente appena mischio, cioè questa settimana sole splendente tutta la settimana, arriva il weekend, finisco a lavorare, ora inizia a pioggerellina, cioè avete presente quella fastidiosa che non è proprio decisa e quindi potrebbe durare tantissimo, almeno grandinasse, dura poco, no, niente. Comunque ragazzi, adesso il piano, vado a vedere una casa. E dopo esco full day, quindi non so neanche se riuscirò a fare video. Ci provo, non garantisco, però dai, l'entusiasmo è sempre buono. Oggi in ufficio ero da solo alla fine, quindi ho provato a ottimizzare delle cose, mi sono guardato un po' di documentazione, un piccolo corso di aggiornamento, insomma un po' di tutto. I venerdì produttivi. Anche oggi ce l'abbiamo fatta. A pranzo, ragazzi, ho mangiato un'ottima pasta al pesto di rucola con lo speck croccante. Poi di secondo ho mangiato una tagliata con rucola, formaggio e tegoline. Però la tagliata l'hanno cucinata, ma cioè a me la tagliata piace abbastanza spessa, poi al sangue o comunque cotta poco. Questa qua era stracotta, non so, cioè mi avessero detto era una bistecca ci avrei creduto. Non era sto granché. E niente, ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo come al solito. Stasera mi faccio la pizza, però vabbè, la pizza quella surgelata. Anzi, nascondo questo prima che prima che voi lo vediate. Volevo farmi metà con tonno e cipolla, che poi non è cipolla, è scalogno, però beh, siamo lì. L'altra metà con delle alici molto buone che ho appena comprato. Meno male che era vuoto. Quindi facciamo subito che sbucciamo questo scalogno. Ce ne facciamo metà, dai. Non esageriamo, che non voglio infastidire troppo il dio scalogno. Allora, l'ultima pellicina. È un po' che non facevo i video in cucina, perché c'è. Cucino poco ultimamente. Oggi quasi quasi non taglio quanto faccio di solito, ma molto meno. Cioè non faccio cubettini, ma faccio queste striscette. Metà pizza la facciamo così. Tonno e cipolla e l'altra metà. Comunque con questo, ragazzi, ho ufficialmente superato le mie dose di pizza settimanali, quindi domani non potrò mangiarla, chiaramente. Se no, che facciamo? Adesso completiamo l'opera con il tonno. È venerdì, poi domani devo prima beccarmi con un cliente la mattina, poi alle 10, quindi non posso neanche fare troppo tardi. E poi mi devo beccare, no, non ho altri piani della verità, però qualcosa farò.
E infine la sera devo lavorare sul lago di Garda, poi la sera andremo all'Amen con De Maraia, la Maraia eres esigente, De Maraia esce pregando all'Amen. Se non siete di Verona chiaramente non potete capire. Allora io di solito quando faccio così mi taglio sempre, quindi adesso porto un pochino più presto, un pochino più attenzione. Perché si dice presto più attenzione? Cioè, cos'è? Me la ridai indietro dopo l'attenzione? L'italiano? Tradotto, I'm lending you attention. Ragazzi, comunque qua c'è anche l'Anelli, questi giorni qua, però mi sa che domani va via già, se ne va già in montagna, quindi è durata gran poco. Ok, questo c'è. Adesso noi ultimiamo e completiamo l'opera. Completiamo l'opera mettendoci qualche. Userella, se sono salate. Se non sono salate, c'è anche una lisca. Non ne compro più queste qua. Cioè, 10 euro, quasi 11. Questo vasetto qua, solo perché si chiama Lorenzo. Filetti di acciughe, olio d'oliva, Italia, Lorenzo Costa, fu Eugenio. Cioè, sicuramente sono di qualità. Però con le lische. 60 euro al chilo, 70 euro al chilo. Maledetti. Bene, allora noi ci mettiamo un pochino di origano sopra e poi l'opera è completata. Boh, sistemiamo. Pizza pronta, ho un pochino esagerato con l'olio purtroppo. Si vede da qua che è amplificato. Però sembra carino, dai, sentite. Cioè, per essere, insomma, del supermercato. Vabbè, ci accontentiamo ragazzi. Da bere, sono indeciso tra lemon soda, Coca-Cola zero. Vabbè, facciamo lemon soda, capito? Ragazzi, sono un disastro. Ieri non ho fatto neanche l'outro, neanche il coso, quindi adesso lo faccio. Ricordatevi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così mi fate felice. E noi ci vediamo nel prossimo video di domani, che adesso inizio a filmare perché oggi è sabato, ieri era venerdì, ma mi dimentico le cose, quindi vabbè, questa è la situazione. Alla fine giornata, serata tranquillissima, non sono neanche andato a fare serata. È stato un po' la mia amica, chiacchierato così. Molto molto in chilling. Adesso, no, non posso dirlo perché perché è nel prossimo video, quindi ci vediamo domani.